Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Farming Simulator Cazzo 17, perché lo so io. Questa sera, ho questa sera, capito perché sta ridendo. oggi siamo qui insieme a RobyMel81 Ciao ragazzi. e Ciao. Stefano. Ciao a tutti. Sono qui in TS perché oggi volevo fare un piccolo tutorial su come mettere la musica su Farming Simulator 17. Scusatemi se sono partito con sta risata, ma è perché voi non ve lo vedrete in video, non lo sentirete, ma prima di iniziare Robby ha detto una sua strafalcionata che vabbè. Allora, a posto. Allora, iniziamo subito. Come mettere la musica in Farming Simulator? Allora, andiamo in principale, cartella da voi conosciuta benissimo. Andiamo in documenti. Andiamo in My Games, cartella che non conosce nessuno. Andiamo in Farming Simulator 17, gioco che nessuno sa che cos'è. Ma ragazzi, ragazzi, non conoscete nulla? Cioè, proprio Un una roba. cippato, non conoscete un Non cippato? conoscono una cippa. Allora mi sono perso. Ok, andiamo nella cartella Music, come potete vedere, qua. Tac. E andiamo qui dentro. Allora, questi due file, mi raccomando, lasciateli lì, perché uno è quello che serve, cioè questo, per andare a cercare la musica su internet, praticamente, Online? online. Online? E Readme Music, non lo so, però lasciatelo lì che non si sa mai. Perfetto. No, non lo so, da parte, proviamo ad aprire, vediamo che cos'è un file di testo. Cosa c'è scritto qua? Local MP3 file, create Windows shortcut. Sarà la spiegazione per inserire la musica. Sì, esatto, praticamente sì. Vabbè, Aveva. chiudiamo questa cosa. Chiudi tutto. Allora, io mi sono già preparato una cartella qui a parte dove ho la mia musica praticamente da inserire. Allora, io ho provato, come vi dirò anche dopo, con file MP3 sì, MP4 e file AVI, e sinceramente li prende. Non ho provato con altri file, però FLAC, tipo FLAC, li prendi FLAC? non lo so. Boh. Scrivetecelo nei commenti, che noi siamo molto interessati. Esatto. Allora, prendiamo intanto questa canzoncina, la facciamo un copia e incolla perché se no io va a finire che mi dimentico, la lascio lì, la cancello poi in futuro e la mettiamo qua, ok? La mettiamo in questa cartella e poi dopo chiudiamo e avviamo Farming. Ci rivediamo in gioco e vediamo se abbiamo fatto un bel lavoro. Ok, chiudiamo queste qua. Ok, a dopo. Allora, ragazzi, eccoci qua in gioco. Come potete vedere, siamo sul nostro bel Fortis. Bellissimo trattore, tra l'altro. Guarda che bello. Stai zitto, se no ti vendo il John Deere. Ok, allora entriamo in cabina, Tanto non posso usarlo lo stesso, quindi cerchiamolo. funziona e voglio. Gli hanno La rubato il ridi? CD. Va bene, basta. Allora, dov'è la radio in sto trattore? Non c'è la radio in sto trattore. Boh, vabbè, da qualche parte ci sarà. Comunque, allora, io che ho il joystick, per attivare la radio devo premere LB più RB più il tasto direzionale su. E attiverà accenderà la radio praticamente. Stefano, invece, quali erano i tasti per la radio con la tastiera? 5 e con 4 e 6 si cambiano le stazioni. Esatto. Ma dillo con un po' più di gioia. Con il tasto 5 si accende Ecco. la radio e con il tasto 4 si fa quel cavolo che non è. Vabbè, sei incartato, comunque va bene così. Con il tasto 5 si accende la radio, mentre con 4 e 6 si cambiano le stazioni. Bravissimo Stefano. Bene Allora, così? dimostrazione Sì, bravo Stefano. pratica. Tasto 5, accendiamo la nostra radio. Tasto 4, andiamo sulla nostra canzoncina che abbiamo messo. Sentite? Ho detto sentite, non canta tu. Alziamo un pochino il volume così capiamo meglio la canzone qual è. Jingle bell, jingle. Stefano, così così lo blocco. Ok, sentite Cosa? ragazzi, questa è la canzone che noi abbiamo inserito nella cartella Music. Allora, non mi ricordo, oppure non so se
c'è un limite di carico di canzoni, ma direi proprio di no. E non so nemmeno se quali formati accetta. Io per ora ho messo soltanto dentro MP3 e AVI. E per ora li prende, li legge e li fa andare. Comunque, nel caso, nei commenti scrivetemi se voi anche voi avete fatto delle prove, ci avete messo altri formati, e se ve li legge lo stesso, in caso, cioè, buono a sapersi. Allora, per questo tutorial è tutto. Noi ci rivediamo in un prossimo video. E saluto Stefano e Roby che per la compagnia. Ciao belli, Oh, grazie. Stefano, se mi mettono sui copyright per Jingle Bell, cioè, non dico che No, cosa ti ciao. faccio. Dai, ma nemmeno esiste quello che ha scritto Jingle Bell. Cioè, chi è? Non si può chiedere i diritti, dai. Dici? Babbo Natale. Ok, allora quindi non ci metteranno sui copyright, va bene. No. Quindi Jingle. Ok, dai, per questo video è tutto, noi ci vediamo in una prossima presentazione. Ciao ciao! Ciao ciao!